Bella a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo insieme a Moni, Ussa. Ciao, fratello. Cosa stai facendo? Volevo prendere un po' d'acqua per i ragazzi, però poveretti, cioè. Ma poveretti che cosa? Devono lavorare duramente, devono essere forti. Io sono fortissimo. Ok, devi pensare che se si perdono nel deserto un giorno. Ammettilo che sotto al sole non ci vuoi lavorare, che mi c'è fatto male. Poveretti, dai. Comunque, oggi ragazzi, andiamo al Gravelle perché... Vi spiego, praticamente l'altro giorno senza fare la posta ho rotto gli occhiali di Moni e Moni ci viene tanto. Allora, oggi quello che voglio andare a fare. Cosa hai fatto? Io ti giuro che ho una sfiga, ho una cazzo di sfiga che tu non puoi capire, fra. Cosa è successo? Io li ho amati con il cuore sti occhiali. Quando io amo qualcosa si rompe e succomba. Una relazione io la amo, si rovina la relazione. Dopo un mese non vedi più quella ragazza, sparisce. E adesso io ho amato questi occhiali con tutto il mio cuore. Si sono rotte! Tu! Ma porca Eva! Tu! Oh bro, guarda che siamo a stream house, sì. Non mi stream house, è un problema. Se ne è accorto adesso, in realtà quegli occhiali lì li ho rotti io l'altro giorno senza farla apposta, ragazzi. Però, siccome è il suo compleanno fra qualche giorno, ragazzi, voglio andare a regalare un bel paio di occhiali che mi piacciono tanto, perché ragazzi veramente si stanno vedendo tutti i giorni, pure la sera in podcast, non so se avete tutto caso, andate a vedervi le puntate del podcast che capirete, cioè sempre gli occhiali da sole non si capisce come mai. Comunque adesso lo porto al Graveno e con la scusa lo prenderò un po' in giro, lo trollo eccetera eccetera, tipo che prima gli ricompro, poi scappo dal negozio eccetera, però poi alla fine gli farò un regalo che gli comprerò gli occhiali. Bello, fra lo sfondo. Graveno a mangiare, dai. Andiamo a mangiare, sono rotto, dai. Vita di merda. Dai che c'è gente che muore di fame, però. Io. Vedi che la legge. Io non faccio niente. Io non. Guarda che ti stanno anche con una sola lente, eh. Prova. Guarda che ti stanno, provali. Hai visto? Buona freschezza, Giro! Girati. Wow! Non danno neanche fastidio nell'altro orecchio, sono perfetti, fra. Gira! Merda. Interrompo un solo minuto il video per ricordarvi che c'è una piattaforma online chiamata Instant Gaming dove è possibile scaricare qualsiasi gioco per qualsiasi piattaforma a prezzi veramente convenienti. Ve lo consiglio vivamente perché ci sono delle opportunità pazzesche per comprare dei videogiochi a dei prezzi veramente incredibili, compreso il nostro GTA, quindi per qualsiasi persona dovesse essere interessata a GTA vi consiglio vivamente di comprarlo qua perché il prezzo è veramente basso. Ricordatevi sempre Instant Gaming e troverete in descrizione tutti i link per il canale, quindi mi raccomando passateci, un bacione grande. Dai, adesso ci andiamo a fare una bella mangiata che ti dimentichi tutto. Dai ragazzi, andiamo in testa, ci vediamo intorno in macchina. L'ha detto. Oh, ma a proposito, ma questa è la prima volta che tu sali sulla Tesla? Sì, fra, ci sono salito una volta con te che... ma non me la sono goduta, no? Non te la sei goduta per niente, vero? Wow. Com'è? Dimmi la verità, ti piace? Ma tu l'hai mai guidata una Tesla? Eh no, quello si apre da qua. L'hai mai guidata una Tesla? No, mai in vita mia. Giura mai? Giuro. Allora, visto che tu hai preso il foglio rosa... Ma perché gli hai detto che io ho preso il foglio rosa? Perché lo devo dire, fra. Scusa, sennò la gente pensa che io volevo fargli la sorpresa che ho preso la patente. Non l'hai preso la patente ancora, hai preso il foglio rosa. Quindi adesso, siccome Moni ha preso il foglio rosa, ragazzi, un giorno di questi io gli faccio provare la Tesla con me a fianco. Perché con me a fianco tu puoi farlo, fra. Sì. C'ho più di 10 anni la patente, quindi sì, come sì. Puoi guidare. Intanto questa c'ha l'accelerazione e freno e basta. Questa accelerazione e freno, sì. Allora io. E se vai contro un muro frena ancora prima. Ma sì, dai, è roba da principianti. Roba da principianti proprio. Ma è veramente bello. Guarda che ti fanno delle macchine. Aspetta, ho sbagliato una cosa però, perché vedi, avevo messo l'accelerazione quella soft. Hai capito? E no, se metti la soft non fa questo. È scemo, c'è un'altra macchina qua. Tranquillo, fratello, stai tranquillo. Allora, ascoltami un attimo. Io non voglio sti scherzi qua, perché io... sto bene così, fammi la go. Alve, dai, ti prego, Alve, per favore, Alve! Fai serio, Alve, ti prego! Dai, ti prego, Alve, per favore, bro! Alve, dai, frate! Ma che cazzo tu guidi? Come fai su Furious, bro? Ma che cavolo! Dai, qua sta andando giù, bro! No, frate, frena! Oh Alve ragazzi, è peggio di noi dalla guida, raga. Wow, ma zitta. Questa brava non è... wow, ma che cavolo. Mamma mia. Ma questa c'ha l'accelerazione della Madonna, frate. Non si fa mai in macchina.
Noi eravamo nella nostra strada che è senso unico, e c'è tutto chiuso, non esce nessuno. Qua invece va piano, mi raccomando. Comunque sai guidare fra meglio di Tecnoide, eh? Ma lui dice che non so guidare, ma quello è un cretino. Aspetta, Tecnoide, ascolta. Ma sei un grande a guidare, tu mi piace come guidi, eh? Sei davvero un grande. È una figata. Oh, allora per qualche giorno è il tuo compleanno, eh? Sì. Mannaggia, io. Sì, ma dimmi, cosa è il primo regalo? Una casa, una macchina? No, voglio... Guarda, voglio solo passare un bel compleanno normale. Bello, da libero. Sì, da libero, perché io tutti i miei compleanni, tutti i capodanni, li ho passati tutti in carcere. Mamma mia. Vi giuro, raga, tutti i compleanni, tutti in carcere li ho fatti. Mamma mia. È il primo compleanno che passo fuori e voglio passare un compleanno tranquillo, a ridere, a scherzare con le persone e poter la sera vedere le stelle con Giada. Comunque, oh, con Giada vuole vedere le stelle. Comunque posso dirti una cosa? L'altro giorno che ho visto, sai che siete molto belli te, Giada, siete molto simili, eh? Sì, lei è anche lei è pazzarella, eh? Sì, è pazzarella, ma per quello che mi piace, è proprio perfetta per te. È bellissima quando dorme. Wow. È davvero bellissima. Wow. È tipo Beyoncé. Ma Shakira, che bella frase che hai detto. Che dorme, fra. È bellissima. Che bella frase che hai detto, fra. È l'unica ragazza che... Non è una ragazza che dici, cioè, me la vado a fare apposta, capito? Cioè, fine del discorso. Questa è proprio... È bella, fra. È carina, gentile, ti capisce, ti ascolta. Quindi... Vuoi soltanto guardarla, solo guardandola tu sei contento, capito? Ma tu mi credi che mi piacerò da vomitare del video di prima? Cioè, sto proprio male. Ragazzi, questo video lo trovate sul mio canale, probabilmente esce prima il mio che il suo, però raga, è una bomba come video, te come c'è, ve la massacrate. Vado a vedere, ragazzi. Mamma mia, fra, una volta abbiamo fatto un video e c'era lui dentro il bagagliaio, poverino. Mamma mia. Beh, non sembra niente, meno male che io c'avevo il cuscino del divano. Se no, fra, mica non mi frenava, io mi ribaltavo. No, boom, vabbè. Ma noi sentivamo, io ero con Shelly, sentivo dei rumori dentro la macchina. Tu, pensavo che avevo preso qualcosa, invece avevo visto. Oh, è stato un'ora. Però volevo fare l'esperienza, capito? Era sulla mia pelle, capito? Tanto l'assicurazione mia pagava. Comunque, siamo arrivati al Gran Reno. E allora parliamo di una cosa. Usa, vieni, guarda. Dica. Allora, che secondo bisogno? Me fa qualche giorno il compleanno di Moni. Ah sì? Sì, sì. Quando? Dimmi quando. Manca poco. Manca poco, vero? Perché va che se manca tanto, dimmelo che non te lo faccio il regalo, eh. Quello è il regalo. Allora, io decido... Oh, è oggi il mio compleanno. Oh. Allora, io ho deciso di farti un regalo oggi. Oggi sì? Ok. Oh, ragazzi, è l'unico che... L'unico che sta pensando al mio compleanno è Alve. Ho pensato al compleanno e ho pensato anche a farti il regalo. Il mio di compleanno quando? Il tuo di compleanno quando sarà, lo faremo e festeggiamo e facciamo gli anni e il regalo. Ok, quindi adesso io ti porto in un posto, okay. Però ti venderò gli occhi, ok? Okay. Ti vendo gli occhi, ti vado a prendere il regalo che ti devo prendere e poi lo apri e mi dici cos'è. Mi dici se ti piace, ok? Va bene. Andiamo. Va bene. Andiamo, ci vediamo nel negozio. Allora, come abbiamo detto, io ora ti porto in un posto, ok? Ti porto in un piccolo posto, tu vieni con me, io ti venderò gli occhi, anzi, Usta ti terrà gli occhi bendati perché ti sto per fare un regalo, fra, che secondo me ti piacerà tanto, fra, ma ti piacerà veramente tanto. Il punto è che non sai neanche di cosa si tratta, quindi anch'io sono un po' spaventato. No, perché spaventato? Perché ho paura che è una cosa. Mi piace. Ma se ti dico che è una cosa bella, va bene. Fidati. Se ti dice che è una cosa bella, sarà una merda. Piacerà tanto, fidati. Tu vieni con me a comprarla, lui sarà fuori, poi quando io arriverò me la metterò sotto la maglietta così lui non la vede, okay. E poi dopo ti venderemo gli occhi e quando li aprirai dirai io ti dico solo... Va bene. Vediamo. Allora, io ti dico che dalla felicità correrai tanto, dalla gioia proprio. Va bene, dai, ci sto. Vediamo. O dalla rabbia. No, ti giuro, è bello. Vediamo. Dai, andiamo nel negozio a comprare, lui aspetterà fuori, aspetti seduto bello sulla panchina, non rompi le palle, non guardi neanche il negozio dove vado, eh. Ok, allora okay. Aspetto. Mi aspetti sulla panchina giù, ok? Va bene. Ci vediamo dopo. Allora, fratello, tu adesso devi prendere e girare l'angolo là, perché io USA... Sì, perché io USA dovevo andare in un negozio che è qua vicino. Ma okay. Non questo qua, è là dietro, eh. Ok. Ok, quindi tu adesso devi girare, andare per i fatti tuoi. Va bene, dai. Ok. Chiamate, al massimo mi chiamate. Ti chiamiamo e quando ti chiamiamo devi tornare, ok? Bocca al lupo. Ah, fratello, adesso vado dentro l'Ipercop e io non a comprare di mangiare con i gatti. Ma davvero? Ma
te lo giuro, poi gli prendo la scatoletta. Il regalo bello è questo. No, poi dopo gli faccio il regalo bello. Ah, però okay, sai okay, che lui soffende, poi piange finalmente. Va bene. O se no, guarda le cosettine qui rosa. Infatti, Fra, ma che carine. Aspetta. Allora, no, Fra, guarda, abbiamo già trovato una cosa bellissima da regalarmi. Guardali! Guarda che bello! Perfetti! Sì, dai, gli staranno. Perfetto, gli staranno, Fra. Allora, questi, però, c'è un'altra cosa che ho visto bellissima, Fra. C'è un'altra cosa che ho visto che è troppo bella. Mamma mia, frate, mamma mia. Mamma mia, guarda che meraviglia, zio. Il completino. La combo, proprio. Guarda. La combo proprio, Fra. Fa questo al massimo, gli regala la mia bambina, che lei per queste cose rose impazzisce. Andiamo. Perfetto, questo va benissimo. Eccoci alla cassa, invece possiamo riprendere. Ci sono dimenticato che lui sta sempre il solito genio, ragazzi, allora, che te la fanno le idee. 3 euro. 3 euro. E questo? E questo sarà qua. Bravo! Guarda, metti questo codice qua, questo qua. Vediamo quant'è questo. Quanti soldi per un paio di occhiali. Sto cercando appoggiare. Vai, fai fine spesa. 0 sacchetti che non servono. Pagari. Contanti, carte? Carte. Perfetto, ragazzi, transazione approvata. Adesso c'è lo scontrino e ci possiamo portare via la nostra roba. Ma secondo me reagisce meglio con questi che con quelli che gli vado a prendere adesso. Fidati di me. Con questi qua avrà una reazione molto più bella, Fra. Vedremo. Se n'è andato veramente, Se n'è andato proprio lontano. Ma se vuoi, già che ci siamo, andiamo a prendere anche quelli fatti bene? Ok, vai, sì, andiamo. Sì. Adesso andiamo a prendere quelli belli che me li metto dietro, ok? E ti dirò che in base alla reazione che avrà, perché se gli do questi... E gli piace. E mi picchia... Non gli do gli altri. Invece se si comporta bene, che mi dice vabbè, basta il pensiero, gli do gli altri, ok? Adesso andiamo a comprare un bel paio di occhiali a fratello Moni. Tanto più o meno i suoi gusti li ho capiti, sono di merda, ragazzi. Posso prendere qualsiasi cosa che gli piacerà. Quindi ho capito i suoi gusti. Adesso gli andiamo a prendere un bel paio di occhiali da visione ottica. Non so dove andiamo, mi sa che sai che non so se lo sanno che bene gli ha distrutto degli altri occhiali. Lo sanno? Sì, lo sanno. Ah, okay. Infatti gli ho fatti vedere. No, in realtà gliel'ho distrutti io con Bea, perché mi sono seduto io con Bea nel... Ah, bello! È stato un po' tragica la situazione. Ma esce fuori? È stato un po' tragica. Infatti mi sento in colpa ed è per quello che glieli voglio prendere io gli occhiali. Eccolo qui che è arrivato. Guarda che bello che è. Guardalo lì. Ciao! Allora, qui sotto c'è il tuo regalo. Ok, adesso devi bendargli gli occhi. Cosa ride, Usta? Già Usta ride, dai, già la vedo male. Allora, tu non ti devi preoccupare, tu ti fidi di me, eh? Fidi ieri bene che vede da sotto. No, non vedo. Ok, perfetto. Allora, apri le mani, metti le mani, bravo. Chiudile un po'. Ok, sono due cose, Moni. Ed è una cosa fantastica. Dai, fammi aprire gli occhi. Un attimo. Allora, io ti dico una cosa, sappi che in base alla tua reazione io mi comporterò in un modo, quindi ricordati sempre di essere umile nella vita, perché a caval donato non si guarda in bocca, amico mio. Vai, vado? Apri gli occhi. Allora, adesso tu devi usare il cervello, fratello. Devi usare il cervello, ok? Devi pensare che tu potresti avere un giorno una figlia femmina e potresti anche regalarglieli. Oppure se non ti piacciono puoi regalarli sempre a mia figlia, eh? Dai, fai un sorriso almeno. Oh, vedi che sei... Vedi che stai bene. E se metti anche quello, Fra, guarda che fai una gran bella figura. Oh! Già la mia vita sta andando a picco, ve l'ho detto che ci sono le montagne, vedo. Almeno con quello ti puoi grappare da qualche parte. Che bel compleanno che farò. Sei contento? Grazie. Di pensare. No, ti amo io. Grazie. 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 Ti vuoi bene, vero? Ho sentito che mi vuoi bene. Dai, tira via sta roba su, che lì sono per mia figlia, tira via. Vieni a vedere dov'è il tuo regalo. Fratello mio. Cosa ti ha rotto, Bea? Ti ha rotto gli occhiali, Bea? Sì. E allora io oggi ti faccio un regalo bellissimo. Ma tu adesso entri qua dentro.
e scegli quello che vuoi tu. Quello che voglio io. Qualsiasi paio d'occhiali a te piace, come dice, vai. Scegli quello che vuoi, quello che vuoi. Quello che vuoi. Ok? Qualsiasi paio, eh? Io Alve voglio quelli da imprenditore. Tu devi prenderti il paio che a te piace, scegli il paio che vuoi, guarda, c'è. Mi hanno dato qualche indicazione già i tuoi amici. Qualcosa così? No! Scegli quelli dai, voglio quelli da imprenditori. Cosa sono da imprenditori? Sono tipo così? Sì, sono tipo così. Solo che allora, eccoli così o così, ma hanno money, questa. Guarda tutti gli occhiali del mondo e scegli quello che vuoi. Va bene, okay. Non mi mettere pressione, per favore. Non ti metto pressione. Adesso mi scegli più calma, che poi scelgo. Ti ho detto quello che vuoi. Non guardare il prezzo, non guardare niente, qua. Ok. Solo che coso non tanto scuro, non tanto chiaro. Che sono mentale. La lente. Che non vuol dire niente quello che ha detto, però adesso. Non tanto scuro, non tanto chiaro. Dai, tu le sai queste cose? Eh no, tipo come quelli. Con quelli sembri un Power Ranger. La struttura ce l'ho così. Non sono brutti, no, ti sa. I migliori rimangono sempre questi. I migliori sono quelli fra. Oh, intanto questi mi piacciono, li lasciamo qua. Andiamo a vedere. No, dagliela a lui che almeno li ha in mano e si ricorda il modello. Ma questi, mamma mia. Sì, vabbè, qua sembra un motociclista. Gli occhi però sono così, sono belli perché gli occhi sono specchiati, eh. Il punto che non c'è molto. Devi scegliere tu. Devi scegliere tu quello che ti piace a te. Quelli belli. Sono armani, eh. Sì, questi sono più grandi della mia testa. Ma hanno tutti la lente scura, ma questi ti tengono alla testa. Ma questi qua non ti piacciono? Tu metteresti questi? Ma li vedi i miei occhi? No. Ciao. È quello tu. E allora devi prendere la lente azzurra come quello lì che ti piace a te. Cioè. Che è simile a quello lì che c'avevi. La lente azzurra, quello lì che c'ha in mano lui. È l'unico con la lente più azzurra che c'è. Sì, ma non li vedi i miei occhi? Ma tu come la vuoi? Se vai è vero, vero. Quei fuori si vedono? Beh, certo. Dici? Allora... Spao. Visto che lui mi dice anche che... questi sono carini, eh. Anche non sono brutti questi, Però per tempo non si giallisco questi. Questi sono un po' grandini per me, però. Allora, però questi già vedi i miei occhi, vero? Sì. Li vedi? Da dentro sì. Questo mi piace. Non sono brutti, eh. Sempre non guardare deciso, il prezzo, però. Non devi guardare il prezzo. Guarda, perché continui a guardare? Guarda, c'è lui che te lo consiglio uno. Spau. Ray-Ban. Bello. Bello. Ti piace questo? È intelligente. E poi è... Questo è proprio ha ragione, da Napoli, fra. Guarda come vanno in giù, fra. Ma è bello, fra. Questo è ignorante come te. È uguale a quello di prima? Ma dai, per favore, Ale. Guarda. Io questi li adoro. Questi. Li amo questi. Guarda che belli che sono. Così azzurro. Così con la lente azzurra la vorresti? Ma non c'è la lente azzurra per quelli? Devo andare a fare. Devi ordinarla, vero? Sì. No, devo ordinare, poi aspetta, poi arrivo. Scusa, prendi quelli là che abbiamo preso prima, i Ralph Lauren, quelli che c'è in mano lui. Quelli là? Quelli là. È un bello occhiale, Dici? Porca troia, sei bello, fra. È Ralph Lauren, sì. Sì, però ho paura che quando usciamo poi non si vedono gli occhi. Per i video, capito? Io intendo per i video perché i video dopo si vedono i miei occhi, capito? Così li metto, una volta che li metto rimangono, capito? Fra, ti dico che si vedono già qua dentro. Non li vedi così. Beh, non è come la lente quella azzurra, fra. Vediamo lente azzurra, scusa, lente chiara. Questi tra tutti sono. Se non c'è la lente azzurra, tra tutti sono i più azzeccati questi, eh. Ralph Flores. Per me. No, si gira. Sì. Questi sono belli, fra. Sono verdi.
Poi al massimo la lente la cambieremo, la faremo cambiare. Al massimo si stacca la lente e giri senza lente. Anche. Gli occhi si vedono benissimo. Questa ti piacciono queste? Beh, verdi sì. Allora, faccio l'ultimo check. Che rottura di coglioni che sei, non te lo faccio più un regalo. Cioè, ma è possibile che ci stai mettendo 3 ore? Dai, ho scelto questi. Sei sicuro? Sì. Colore tuo? Colore verde. Posso dirti che stai scendendo bene? Sì. Stai scendendo veramente bene, sono belli fra. Quindi Gucci, tutta quella roba là, Dolce Gabbana, Robin. It's too much, bro. Vabbè, I like this. Andiamo. Questi. Oh. A far che cosa? Non inquadrare. Ci penso io. Poveri, non li vedrà mai. Tanto un altro secondo me. E Alve paga. Andata? Ma sei contento? Sei sicuro? Voglio solo un attimo mettermi in scappare. Verso il regista. Ma i tuoi sono quelli però, I tuoi quelli sono, fra. Questi, anche questi noi questi ti abbiamo regalato. Non interessa niente a me. Ma lo so, infatti. Questi sono umile io. Capito? Anche se guadagno 10.000 euro al mese sono umile. Quanto guadagni? 10.000. Un po' di più, fra. Nah, dai, alza, ma... non fare troppo l'umile. Volevo fare il colpo sulla signora. Ah, io non l'hai fatto. Con i soldi fai colpo su tutti. I like you, bro. I ciechi prendono la vista con i soldi. Vai che perdono la vista. Prendono la vista. Questo è il stile imprenditore. Sono più belli questi, Sì, adesso andiamo al sole. Questo è ma va che sono molto più belli. Questo è il vero imprenditore. Questi sono belli, questi. Questi sono veri imprenditori. Questi sono belli. Vedi questi. Grazie mille, ciao, buon lavoro. Con calma, con calma. Oh, allora, ho i cari comprati. Sì. Questo, ciao, buona giornata. Questo è il tuo regalo di compleanno. Ok, sì. Ci siamo? Sì. Quindi adesso andiamo anche a mangiare. Sì. Paghi tu chiaramente. Sì. E poi...